Se state guardando questo video, probabilmente perché il medico specialista ha prescritto una risonanza magnetica. Se volete conoscere questo esame, sapere in cosa consiste e come si svolge questa prova radiologica, questo è il video che fa per voi. Alla fine, in descrizione, ho creato un piccolo riassunto con i principali punti da ricordare. Ciao a tutti, sono Omar, sono tecnico di radiologia medica e nel mio canale troverete video in italiano e spagnolo per informare e spiegare in modo semplice gli esami che vengono svolti in risonanza magnetica. Nella maggior parte delle risonanze magnetiche non è necessaria una preparazione particolare e in alcuni rari casi, ad esempio negli esami addominali, invece, il paziente deve essere a digiuno. Comunque, al momento della prenotazione verrete orientati e vi saranno date tutte le informazioni per presentarvi il giorno della prova, pronti per lo svolgimento di qualsiasi esame di risonanza magnetica. Il giorno della convocazione vi verrà fornito un questionario di sicurezza per sapere se siete idonei e compatibili con la prova radiologica, così da svolgere l'esame in tutta sicurezza. Il questionario permette di individuare dispositivi elettronici o impianti chirurgici, ad esempio alcuni pacemaker non idonei allo svolgimento di questa indagine radiologica. Una volta superato il controllo del questionario di sicurezza, verrete accompagnati in spogliatoio per indossare il camice fornito dal centro radiologico scelto. Inoltre, sarà importante lasciare in cabina oggetti non ammissibili, non idonei allo svolgimento della prova, visto che nella sala d'esame è presente un campo magnetico generato da un magnete. La fase di verifica del questionario e l'eliminazione di qualsiasi oggetto non idoneo allo svolgimento della risonanza è molto importante e potrebbe influire sulla qualità delle immagini. In alcuni rari casi potrebbe anche essere potenzialmente rischioso. Ecco un elenco degli oggetti che non devono imperativamente entrare nella sala d'esame: orologi, gioielli, apparecchi acustici, chiavi, mollette per i capelli, dentiere, telefoni, eccetera. In caso di dubbi, prima di entrare nella macchina, risulta estremamente importante fare qualsiasi domanda al tecnico di radiologia incaricato dell'esame. È molto importante iniziare la prova sereni e senza alcun dubbio. Per la creazione delle immagini non vengono utilizzate radiazioni ionizzanti o raggi X come nelle radiografie o nella tomografia computerizzata. Per l'ottenimento delle immagini in risonanza vengono impiegati un magnete, come spiegato in precedenza, e onde radio che permettono di ottenere, di creare immagini in due e tre dimensioni del corpo umano. Una volta entrati nella sala d'esame, verrete fatti accomodare sul lettino prima di entrare nel magnete. La fase di posizionamento sul lettino risulta fondamentale per la perfetta riuscita dell'esame. La perfetta immobilità è fondamentale per ottenere delle immagini di qualità e una diagnosi precisa. Il mio consiglio è sempre di posizionare un cuscino sotto le gambe e comunicare al tecnico di radiologia qualsiasi difficoltà nel mantenere la posizione richiesta per l'esecuzione della prova. Il tecnico di radiologia per svolgere l'esame dovrà uscire dalla sala e comunicherà con il paziente attraverso un microfono. Verrà consegnato un campanello d'allarme per poter rimanere in contatto con il tecnico e per poter interrompere l'esame in qualsiasi momento. Il paziente dovrà respirare lentamente e ridurre qualsiasi movimento. La somministrazione di contrasto endovenoso non è sempre necessaria. Sarà il medico radiologo, responsabile dell'esame, a valutarne l'utilizzo, se necessario, sulla base della prescrizione medica del medico richiedente. Il mezzo di contrasto permette di visualizzare meglio alcuni tessuti e permette la caratterizzazione di determinate patologie. Il contrasto è un farmaco sicuro e ben tollerato se il paziente ha una funzione renale nella norma e non ha sviluppato reazioni allergiche in precedenza. Sarà comunque sempre il paziente ad accortarne l'utilizzo. L'esame di risonanza magnetica è sicuro e semplice e dà molte informazioni e indicazioni al medico richiedente per poter programmare la miglior terapia. Non mi stancherò mai di dirlo ed è quello che ripeto in continuazione all'interno dei miei video. La comunicazione è fondamentale per creare un rapporto di fiducia tra il tecnico di radiologia e il paziente. Questo legame è molto importante per portare a termine l'esame nelle migliori condizioni. Dovete essere tranquilli dentro il magnete. Dovete fare in modo di essere sereni all'inizio, durante e alla fine dell'esame.
Ecco perché è molto importante segnalare al tecnico se c'è qualsiasi tipo di problema o se si soffre di ansia e claustrofobia, ad esempio. In descrizione e qui sopra lascerò il video presente nel mio canale con 8 consigli per superare l'ansia e la claustrofobia durante le prove di risonanza magnetica. Una volta posizionati comodamente sul tavolo d'esame, si entrerà nel magnete per iniziare l'indagine radiologica. In alcuni casi si entrerà nel magnete prima con i piedi, in altri esami prima con la testa. Come in tutti gli esami di risonanza, la regione anatomica esaminata si troverà esattamente in mezzo al magnete. La posizione esatta all'interno del tunnel dipende dalla profondità del magnete, dall'altezza del paziente e chiaramente dalla regione anatomica da esaminare. Il rumore in risonanza non è possibile evitarlo, è una caratteristica che troverà in qualsiasi risonanza al mondo. Una protezione uditiva, tappi per le orecchie o cuffie, posizionata correttamente riduce in modo considerevole il rumore all'interno della sala d'esame. La protezione acustica comunque è obbligatoria perché il rumore può raggiungere anche i 100 decibel. Se il paziente è sensibile al rumore forte e intenso, può richiedere, per la maggior parte degli esami, di utilizzare entrambe le protezioni acustiche, le cuffie e i tappi per le orecchie, contemporaneamente. I magneti di ultima generazione sono molto ampi, con un diametro di 70 cm, e sono aperti da entrambi i lati. Come promesso, ecco un piccolo riassunto con i punti chiavi da ricordare, ma prima ricordatevi di iscrivervi al mio canale, attivare la campanella, cliccare mi piace e lasciare un commento se avete trovato le informazioni utili e interessanti che stavate cercando. Ecco i 6 punti fondamentali nello svolgimento di un esame di risonanza magnetica. 1. Compilare con estrema attenzione il questionario di sicurezza. 2. Rimanere fermi e respirare lentamente. 3. L'area da esaminare sarà posizionata al centro del magnete, al centro del tunnel. Esiste la possibilità di interrompere l'esame in qualsiasi momento. 5. L'esame non è doloroso. 6. Il rumore può essere facilmente attenuato con le protezioni acustiche adeguate. La durata di un esame di risonanza magnetica è compresa tra i 20 e i 60 minuti, a seconda della regione anatomica da esaminare o dalla patologia da studiare. Nel canale troverete un video interamente dedicato alla durata degli esami di risonanza magnetica. Vi lascio il link qui sopra e in descrizione. Il rapporto, il referto e i risultati dell'esame dovrebbero essere disponibili al più presto entro 24-48 ore dalla prova. I tempi comunque si potrebbero allungare a dipendenza del centro radiologico scelto. Esiste una nuova funzione su YouTube chiamata Super Grazie, attivabile sotto ogni video. Si tratta di una donazione per sostenere direttamente il mio canale per il lavoro fatto nella creazione dei contenuti e dei video. Se hai ancora qualche dubbio, non esitare a commentare qui sotto, ti risponderò il prima possibile. Ad oggi ho risposto a tutte le domande che mi sono state fatte. Un saluto e a presto per il prossimo video.